Benvenuti a questo nuovo game castato di Age of Empires 4. Oggi abbiamo in giallo a sud con l'eredità di Sushi Beastie, a nord in azzurro con il sultanato di Delhi Papipo. La mappa è una classicissima rabbia arida con i Secret Site spostati un po' verso destra o verso sinistra a seconda di che parte la guardiamo, e gli scout si incontrano a mezza via con Beastie, che finalmente ci fa vedere il mulino attaccato alla base e non sulle bacche, cosa che alcuni giocatori prediligono perché in questo modo ovviamente gli abitanti devono fare meno strada e anche l'ufficiale imperiale può semplicemente depositare e tornare direttamente a supervisionare. Altrimenti dovete stare un po' lì a droppare, fare il giro per evitare, insomma, che ci siano dei drop senza supervisione che vi fanno perdere risorse. Se guardiamo un attimo gli scouting pattern, vediamo che poi sono andati entrambi dallo stesso lato. C'è stata una finta da parte di Beastie, che aveva preteso di andare da una parte dove poi invece è andato dalla parte opposta, e è stato abbastanza sfortunato Pappipo, che ha trovato due pecore in croce. Beastie al momento se ne porta a casa 7, si incroceranno ora, per cui a questo punto Pappi reagirà, però ha comunque molta meno mappa a disposizione. Ma no, Beastie torna indietro. Non vuole rimanere senza pecore, per cui è stato cavaliere, lascia un po' di mappa a Pappi, che comunque tanto è sulle bacche con i deli, per cui gliene frega il giusto di questa cosa. La patch è sempre la 9, però c'è stata una sorta di patch di emergenza per rendere i mangani un po' meglio, perché erano veramente troppo inefficaci. Beh, sì. Qui però ora Papi si riprende perché ha tutta la più di metà mappa da questo lato, ha trovato una tripla in una zona che poteva essere contesa forse meglio da Beastie, quindi tanta roba per lui. Passaggio di era quasi contemporaneo, un ottimo giardino della meditazione con doppio oro e bacche. Va detto che non becca né pietra né legna, quindi penso che un secondo TC sia da escludere, mentre invece Pappi passa con tre abitanti alla Cupola della Fede, che sembra sia diventato un po' il nuovo standard. Perché adesso dovremo parlare un po' del cosiddetto elefante nella cristalleria, che in questo caso è un elefante in senso letterale, ovvero col fatto che gli elefanti sono stati nuovamente affatti, e soprattutto che non ci sono più unità più tanto in grado di affrontarli, perché i cannonieri sono stati indeboliti, le unità d'assedio sono state indebolite contro le unità, anche se hanno mantenuto la loro potenza contro gli edifici. Gli elefanti erano già molto un'unità molto forte per la pop cap che avevano. Un'armata di elefanti era la più efficiente del gioco, però si tendeva a non arrivarci a quel punto della partita, ovvero Delia Imperiale ci metteva un secolo per fare le tech. Ora, non che non ci metta un secolo, però questo nuovo meta è di sfruttare i Deli non tanto più come civ da agro feudale, quantomeno non solo, ma anche di poter fare dei fast castle con la Cupola della Fede, perché mettendo anche solo 5 studiosi si riesce a recuperare le tech molto velocemente, a ricercare le tech molto velocemente, scusate. Poi ovviamente se si arriva a castelli per passare a imp con una ventina, 15-20 studiosi, le
le tech sono quasi, non dico istantanee, ma poco ci manca, gratis ovviamente, poi quegli studiosi li potete riutilizzare per rendere gli elefanti praticamente inkillabili. Già hanno 1300 HP di loro, poi fanno danno ad area, non hanno debolezze. Vabbè, ci dovete arrivare, però se ci arrivate è un cazzo di problema. Vediamo che Beastie ha messo una torretta sull'oro e allo stesso tempo però ha anche delle picche. Ha raccolto un po' di pietra, immagino che voglia fare un fast castle, oppure no, perché ci sono due arcerie che arrivano, quindi Fast Castle un Menga. C'è una picca già sul giardino della meditazione per spingere via lo Scout di Pappi, che altrimenti avrebbe potuto ridurre di un decimo gli introiti di questo landmark, che comunque becca un pochino di legna, perché c'è un albero, quindi uno di legna con quest'albero di Saxaul, che non so che cazzo sia, e io ne conosco di piante, eh. Però il Saxaul non so da dove sbuchi fuori, vabbè. E questo è interessante perché c'è uno spawn che Beastie può sfruttare per chiudersi. È quasi una cosa da visuale alta, ve la ricordate quella mappa con tutta la Stealth Forest? E basta veramente un murettino qui e un muretto qua per chiudere una zona che ha poi dopo tre woodline e dei cervi, che comunque agli sushi fanno comodo. E ora ci sarà un push di Zugenu difesi dalle picche, perché ovviamente il Daily sta giocando la sua modalità standard di spammare gazzi. Però la novità qual è? Beh, che solitamente un Daily con Torre della Vittoria avrebbe tolto gli abitanti dall'oro, dopo aver prodotto un studioso in più, mentre qui invece vediamo studiosi a busso che vengono prodotti costantemente dalla Cupola della Fede, che come ricordiamo gli sconta del 35 o 40%. No, no, è tornato 50, è vero, l'hanno ribaffata. E quindi ricerca rapidissima di Sanctity, che a 7,37 è online e c'è già lo studio, il primo studioso sul luogo sacro, e ci sono tanti deli, tanti gazzi per i deli, ci sono tante unit per sushi, picche e Zugenu, e dall'altro lato non mi sembra di vedere ancora degli arcieri da parte del giocatore deli. Va detto però che questa armata di sushi ha un grosso problema, ovvero è lenta. 1,12 di movimento per il Sugenu. E come fanno a essere in tanti punti contemporaneamente? Ovvero, com'è possibile contemporaneamente decappare i Secret Sight? Perché comunque, se splitti l'esercito come sta facendo ora Beastie, rischi di venire preso, mentre intanto perde lo scout sul terzo Secret Site, rischi di venire preso in mezzo dai gazzi. Per esempio ora queste quattro picche, potrebbe perdere lo scout Pappi, lo perde, quindi cortesia. Quattro gazzi contro quattro picche, insomma. Però per esempio questi sei gazzi contro due picche, due Zugenu, possono vincere facilmente, mentre riesce a decappare Beastie, però ecco, già ha due o tre piccoli eserciti divisi in ogni parte e non riesce a esprimere tutto il potenziale del suo esercito. Qui per esempio quattro picche con un po' di micro pappi potrebbe veramente farle fuori senza perdere niente. Ha perso un Gazi, ma tutto qui. E quattro picche perse per un Gazi, anche se sono counterate, tanta roba. E
E prova a riunirsi Beastie, che è riuscito ora a decappare i Secret Sight, però in compenso ha rimandato tutti i suoi preti in base, Pappipo, che ora va a raccogliere 50 di pietra e farà una torretta potenziata sull'oro. Per cui immagino che cambi un po' registro e forse voglia mettere al sicuro la vena d'oro, perché a questo punto non è affatto scontato che riesca a prendere e a tenere degli altri secret site. Però, per esempio, questo è già molto danneggiato e comunque l'ha decappato per molto tempo. Ora Beastie si deve muovere per decappare questo secret site. Questo dà il tempo a Pappipo, che ha ancora comunque delle pecore, di chiudersi in base, di mettere al sicuro delle bacche. E soprattutto questo enorme esercito di bisti non sta andando in base, non sta andando in base avversaria, e quindi dà al Delhi tutto il tempo di, a questo punto penso di fare un fast castle con 7 abitanti all'oro, fast castle mentre continua ininterrotto a vomitare studiosi e ne ha persi almeno un paio, però è un po' più flessibile, diciamo, questo tipo di daily, perché con la Torre della Vittoria, mentre intanto ecco che arriva finalmente l'attacco in base di Beastie, ma Pappi ovviamente si limita a spostare gli abitanti, per cui ora Beastie sarà costretto a tornare indietro. Con questo esercito può attaccare la torretta, può attaccare la torretta. Ma nel frattempo vediamo che comunque Pappi torna per l'ennesima volta sul Secret Site, ha nuovamente i Gazzi che si apprestano addirittura fanno un raid in base, però non credo che arriverà da nessuna parte, mentre intanto abbiamo l'attacco di Beastie alla torretta, torretta che va giù anche solo con gli Zuzenu, non servono neanche i RAM, quando hai 30 Zuzenu e tirano giù le torri, quindi c'è stato il First Blood, un abitante di Pappipo che perde l'accesso all'oro, ma lo recupera subito perché ha cappato un luogo sacro, ne sta cappando un altro perché 5 arcieri sono andati a uccidere la picca e costretto a spingere via anche con un altro piccolo contingente il gruppo dei Gazzi. Una picca lasciata controllare le bacche, ma Pappi comunque è andato a prendere le bacche qui e soprattutto con la ricerca gratis dei Pro Scouts si sta portando in base un cervo alla volta e quindi, anzi, due cervi alla volta, e quindi il cibo non gli manca di certo. Beastie ancora costretto a tornare indietro, ha un esercito enorme, ma non può sfondare al momento senza ingegneria d'assedio. E Pappi sta ora passando a Castelli con il complesso del difensore ed è già pronto con la pietra per mettere su una fortezza in base. E la fortezza i Zugenu la possono tirare. Intanto 14 Gazzi, qui ci sono tanti Zugenu ma poche picche, per cui 14 Gazzi ora possono tranquillamente andare a dare fastidio, molto fastidio, e Beastie ancora una volta costretto a riportare le sue truppe in base, riesce a decappare con una picca un secret site, però ancora una volta si trova a rincorrere, soprattutto è tutto un gioco di trovarsi proprio a correre dietro all'avversario e non ottenere nulla, anche se ha degli scambi vantaggiosi, e soprattutto di non poter esprimere l'immenso potenziale del suo armata che ha ora 88 unità militari. Riesce a spingere via Pappi dalla pietra prima che possa avere a sufficienza per fare una fortezza, ma c'è dell'altra pietra qui e ora ci sono già da parte di Pappi tutte le tech in coda con 9 studiosi che pompano e quindi sarà una cosa molto veloce, e ancora una volta Beastie non si può spingere. Ha ingegneria d'assedio, quindi potrebbe fare dei RAM. Ora trova finalmente la palizzata,
però ormai a buon punto con queste bacche, Pappi e anche Visti passa a Castelli con l'Accademia di Montelupo, mentre intanto i Gazzi continuano a spingere, si dirigono sulla torretta, Visti riesce a mandare via gli abitanti con un Pappi forse non attentissimo e Visti, anche perché sta passando a Castelli, si ritira in base, mentre intanto i Gazzi non hanno uno scout con sé, quindi non vedono questi abitanti di Sushi che stavano andando sui cervi. Gazzi che vengono intercettati dalla massa di Visti, che però riesce a scaricare solo una raffica, quindi sta continuando a perdere unità in qua e in là Pappi, però tutto sommato non gli va neanche male e ora ha già, grazie a queste ricerche velocissime, gli arcieri potenziati, i Gazzi veterani, Visti ovviamente può fare una ricerca altrettanto veloce se supervisiona con gli ufficiali imperiali, però nel frattempo sta sfruttando il numero di scholar enorme Pappi per pulire le reliquie. C'è una picca qui a difesa di una reliquia, però non penso che possa essere sufficiente per fare qualcosa a questi studiosi che, ricordiamo, hanno anche HP bonus. Ed ecco che arriva in tempo, proprio nel momento giusto, una fortezza per Pappi. Visti prova a spingere con gli Zugenu. Prova a focussare gli abitanti. Arcieri e picche contro Zugenu Zugenu e picche contro Gazzi e Archi. Perde tutti gli abitanti Pappi, poi è costretto a portarne altri. Ha perso 10 abitanti. Quindi un buon trade ancora una volta per Visti, che è riuscito anche a bloccare lo Scholar con una seconda picca. Però ora ci sono anche dei Man at Arms nel mix e hanno il più 2 difensivo, per cui le raffiche di questi Zugenu fanno un danno, ma non di più. E i Man at Arms possono pulire facilmente le picche, per cui improvvisamente Pappipo ha fatto una, lo vedete anche dal Destroyed Value, uno scontro estremamente favorevole che va a capovolgere un po' le sorti della partita. E ora sono idee ad avere 64 unità militari, anche se in realtà vanno detratti dal conto gli studiosi. E Visti, sì, ha il vantaggio di avere più abitanti ora, e ovviamente anche gli ufficiali imperiali, però in compenso Pappi a questo punto penso che inizierà a produrre abitanti a busso con fortezza e villaggio, già seconda fortezza in coda, quindi a questo punto un vantaggio per Visti di 10 abitanti, che sono già diventati 6 perché Pappi è praticamente su 2 TC, e anzi adesso a breve sarà su 3 TC. Ha preso 3 relic, sta ricappando i luoghi sacri tutti quanti, e a questo punto c'è un grosso problema. Mentre tanto Visti passa la dinastia Song, perché sarà costretto anche a fare a breve una transizione a fattorie, visto che ha giusto queste bacche e un cervo rimasto. E vediamo anche un mangano, quindi vediamo se questo nuovo mangano con un'area un po' più larga di impatto e ha recuperato un minimo della sua ricerca calorica, anche un 5% in più di resistenza al danno a distanza, non che contro gli Sugenu importi molto perché hanno il triplo attacco. E Visti è passato a balestra, ovviamente, per fermare questi Man at Arms, però ci sono comunque tanti tanti arcieri Deli
tra l'altro hanno anche tutti gli upgrade rilevanti, ce li ha anche visti, però se guardiamo a questo punto le risorse al minuto e le decliniamo nel fatto che Pappi ha praticamente tutte le reliquie, ha tutti i secret site ed è sul 3TC oltre ad avere gli upgrade gratis. Non penso proprio che Beastie sia in una buona posizione, anzi per nulla. E Mangano rimane un po' scoperto, però non c'è nulla che lo possa affrontare. Ottimo dodge da parte di Beastie, che non subisce nulla da quel Mangano, mentre intanto altro fortezza per Pappi che blocca subito un raid. Queste fortezze sono sempre state precisissime. Ah, Beastie sposta tutte le unit tranne quella che avrebbe dovuto spostare. Quindi Mangano che fa qualcosa qui, non fa nulla qua. E comunque un trade, diciamo, più o meno a pari. I Man-at-Arms sono andati giù tutti, quindi adesso queste Palace Guard penso che possano pulire facilmente gli arcieri e anche il Mangano che in verità non ha fatto un granché. Ha fatto 3-4 kill, sì, però perché probabilmente Beastie ha misclickato un attimo su una unit, altrimenti ne avrebbe fatti zero. Comunque, questo comunque è un fight vantaggioso per Pappi, anche se è stato a pari, perché comunque Beastie rimane chiuso in base, anche se ha usato qualche unit per decappare. E le Palace Guard non stanno tenendo nulla, quindi è rimasto a 10 come unità killate. E d'altro canto, però, iniziamo ad avere un grosso problema, ovvero Pappi è su 1, 2, 3, 4, a breve su 5 TC. E infatti vedete già gli abitanti, pur con 10 abitanti persi, che iniziano a essere un problema. Fortezza anche per Beastie, per proteggere la farm transition. Però c'è solo un monogranaio, probabilmente perché non ci stanno gli altri. Aiuto. Cioè non è un granché granaio singolo, ecco, triplo granaio ancora, non è male, ma cioè no, non è male, è veramente forte. Monogranaio, questionable. E quindi a questo punto come siamo messi? Siamo messi male perché Pappi sta ancora truppando, però non è attaccabile in nessun luogo. C'ha un secret site messo al sicuro, c'ha la sua economia messa al sicuro. Sta facendo a sua volta la farm transition, quindi probabilmente non vuole rischiare in questo momento delicato. E mentre lo dico, manda via gli arcieri così in mezzo al nulla. Non so a che pro. Però va detto anche che comunque hanno marcia forzata, quindi difficile prenderli fuori posizione. Ma anche Beastie non si fida. Entrambi i giocatori stanno giocando al buio, si può dire, senza scout, con una Palace Guard che è l'unica che va in esplorazione. Dall'altro lato ci sono questi arcieri che stanno venendo mandati così in mezzo al niente e ovviamente vengono presi. Ma vengono presi? Penso di no, visto che comunque con marcia forzata poi dopo per 10 secondi si muovono a 2,50. Vi ricordo che un cavaliere si muove a 1,60 e un cavaliere leggero si muove a 1,80. Questi per 10 secondi si muovono a 2,50. So. Vabbè, comunque Palace Guard che riescono un po' a recuperarle, ma ovviamente non sono Palace Guard dei cinesi standard, quindi non hanno una gran velocità e comunque non stanno ottenendo niente di che. Dall'altro lato ci sono tre elefanti, quindi inizia a vedersi un po' l'inizio della fine, anche perché vedete le risorse di Pappi? Questo sta andando a Imperiale.
E ci sta andando con l'Accademia di Isar. Che tra l'altro è stata buffata molte volte. Era un landmark che era ridicolo. Adesso tuttavia, da tre studiosi, conta come università, quindi non deve fare daily neanche l'università quando va a Imp. Genera cibo in base alle tecnologie ricercate, che sono tutte a questo punto, ma penso che lo posso vedere dall'altro lato quante tecnologie ha. Vado un attimo nella interfaccia dell'utente normale. Ha 21 studiosi, non mi dovrebbe dire da qualche parte quante. No, mi dice quante cose ho a sviluppare, ma non dice quante sono state già sviluppate. Vabbè, secondo me tante, però. Torniamo alla nostra modalità caster. Mentre Papi tenta di tirare su un castello per mettere al sicuro il secondo Secret Site. Lo deve cancellare perché comunque Beastie è lì in forze, ci rimette altri 8 abitanti, ma come dicevamo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 PC e 1 e 2 università con 5, 10, 15, 18, 19, 22 studiosi. Ah no, 27, me ne sono persi altri 5, vabbè. Ah no, da triplo università. Beh, giustamente, tanto costano 400, non costano un cazzo. Per cui avrà tutte le tech sviluppate approssimativamente fra 2-3 minuti. E la tech degli elefanti. Quindi anche le tech, diciamo, considerate inutili come Cupellation e via discorrendo. Anche Beastie sta passando ad Imperiale con la biblioteca di Sushi, che gli sblocca delle unità uniche, però. Non lo so, non mi convince. Intanto nel. Contemporaneamente sta pushando, ma deve affronta già delle unit che sono upgradate, non del tutto, però si iniziano ad essere già upgradate. Ha fatto fuori diverse unit di Pappi, però ora con questi trabucchi ci metterà comunque un po' a far fuori le foreste d'Eli, che sono buffate dall'architettura che ha già ricercato a Castelli, e abbiamo 5 elefanti di quelli che sparano. Non abbiamo ancora visto gli elefanti, quelli da guerra, ma sono in coda, quindi arriveranno. E a Pappi 3000 di cibo al minuto, perché l'Accademia di Isar dà 600 di cibo al minuto, quindi diciamo che non è come il Kaubum dei Maliani che dà di più, però considerando che è un investimento zero, tanto schifo non fa. Vediamo, 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 ancora elefanti torre e eccolo qua, il primo elefante da guerra, con i suoi 1318 HP e soprattutto, viene a dire, senza debolezze, perché cioè, in teoria prende i danni dal picchiere, sì. In pratica ha 52 di danno con AoE, quindi danno d'area, e un lanciere a 130 HP, quindi se
tre elefanti danno una incornata ai lancieri, li puliscono tutti quanti contemporaneamente, per cui alla faccia del counterare, anche perché quando dietro hai 25 studiosi che curano costantemente, potrebbe anche averne 100 di lancieri visti, ma poi anche le balestre, sì, le balestre faranno danno bonus contro gli elefanti, ma non contro quelli torre, perché non sono pesanti, per cui visti sta venendo pulito completamente e io penso che qui non è riuscito neanche a perdere un mangano. Pappi, forse ha perso qualche studioso, ma non lo so. E quindi niente, che dire, bisogna che li rampusciate proprio a feudale, non c'è niente da fare.